Ciao ragazzi, buongiorno e bentrovati a questa nostra nuova lezione di didattica a distanza, anche questa volta dedicata alla pedagogia. Prendete quindi il libro bianco e seguite la spiegazione di oggi da pagina 169. Dopo aver parlato e affrontato e studiato e vissuto Francis Bacon e quindi l'empirista Bacon, il pensatore che dava un'importanza fondamentale alla tecnica e alla scienza, andiamo ad affrontare Giovanni Amos Comenio, il signor che vedete illustrato qui, che può essere considerato, che è considerato il padre dell'educazione moderna. Il testo lo definisce riformatore appassionato, perché per Comenio la soluzione di tutti i mali che nel 600 si stavano vivendo in Europa era una soltanto e partiva da una base comune, l'educazione. Nasce nel 1592 in un paese della Repubblica Ceca, ha una vita molto difficile. Pensate che a un certo punto si deve trasferire per la guerra di 30 anni e perde la sua casa, la sua famiglia e la sua biblioteca. Vengono bruciati tutti i suoi libri sulla pubblica piazza. Per un pensatore come lui, davvero un colpo al cuore fondamentale. Non perde però la passione per i libri, la passione per l'educazione. Si trasferisce in Polonia, dove scrive molti dei suoi libri. Tenta più volte di approntare una riforma scolastica. I suoi progetti non vedono mai la luce, ma comunque cambieranno moltissimo il modo di concepire l'educazione. Andiamo a vedere allora chi era Comenio e quali erano i punti principali che lo riguardano, con dei termini anche particolari. Allora, filosofo e pedagogista, uomo di scuola e uomo di chiesa, in questo caso la chiesa protestante come Bacone, l'obiettivo per Comenio era divulgare un programma di rinnovamento morale e religioso della società. Questo cosa vuol dire? Lo vedremo adesso. Un'educazione per tutti e un insegnamento di tutto a tutti. Vediamolo nel dettaglio. Secondo Comenio era inevitabile l'intreccio tra una riforma dell'educazione, la pace tra i popoli e una riforma politica. Quindi vedete anche l'importanza che per lui ha l'educazione. Sia la politica che la gestione delle guerre poteva avere una soluzione ancor prima un'educazione che fosse per tutti. Allora, due sono dei termini molto importanti che andiamo subito ad affrontare per quanto riguarda Comenio. Il primo è questo, dal greco panpedia. Pan è un termine greco che significa tutto. Paideia è un altro termine greco importantissimo che significa educazione. Cosa in questo scritto di Comenio, Consultazione universale sulla riforma degli affari umani, uno scritto incompleto, cosa sosteneva? Sosteneva due cose fondamentali. Innanzitutto che fosse necessario insegnare tutto a tutti. E quindi non una scuola elitaria come quella che si stava vivendo in quell'epoca. Per lui tutta la vita è scuola, anche questo è un must fondamentale da imparare di Comenio. Quindi era necessario educare tutti gli uomini, non solo alcuni, non uomini scelti per ceto, per nascita, per capacità. Era necessario educare tutti gli uomini. A che cosa? Non ad alcune materie come era stato prima di lui, quindi o solo materie scientifiche, o solo materie umanistiche, o solo materie religiose. No, era necessario che tutti gli uomini imparassero tutte le cose affinché divengano integralmente colti. Quindi, panpedia, insegnare tutto a tutti. Lui usava queste parole. L'arte di trapiantare la sapienza nelle menti, nelle lingue, nei cuori e nelle mani di tutti gli uomini. Guardate che questa, ragazzi, è una frase fondamentale perché riassume ciò che intendeva Comenio. Quindi dare la sapienza, la conoscenza alle menti, quindi da un punto di vista intellettuale, nelle lingue e quindi la capacità di comunicare fra popoli, da qui la possibilità di eliminare le guerre, quindi un'educazione alla pace, nei cuori, stimolando la sensibilità delle persone, e nelle mani, quindi una conoscenza che andasse anche ad aiutare quelle persone magari meno dotate intellettualmente, ma che potevano fare dei lavori manuali. Quindi per lui era importante una riforma globale affinché conoscenza, politica e religione, quindi ragazzi, conoscenza mi sta per educazione, quindi la scuola.
Politica mi sta per la gestione delle cose pubbliche, quindi lo Stato. Religione per fede, quindi la Chiesa, non possono che procedere in sinergia. La rinascita di quest'umanità, quindi questa riforma che parte dall'educazione e che poi a cascata mi coinvolge anche politica e religione, perciò scuola, Stato e Chiesa che lavorano insieme, è possibile solo mediante la diffusione universale del sapere. Ecco l'altra parola importante, l'altra parola greca importante per Comenio, accanto a panpedia, insegnare tutto a tutti, Comenio parla di pansofia, ancora la parola greca pan, tutto, e sofia che conosciamo bene, sapienza, e quindi l'ideale della diffusione universale di un sapere enciclopedico, insegnare tutto a tutti e la diffusione di un sapere universale. Andiamo a vedere le parole del nostro pensatore ceco per capire cosa intendesse. Noi bramiamo che tutti gli uomini siano pansofi e quindi comprendano le articolazioni delle cose, dei pensieri e dei discorsi, comprendano gli scopi di tutte le azioni, proprie e altrui, i mezzi e i modi per realizzarli. Sappiano distinguere nelle azioni, come anche nei pensieri e nelle parole, che si diffondono e si confondono, l'essenziale dall'accidentale, l'indifferente dal nocivo, e quindi rilevare le deviazioni proprie e altrui dei pensieri, dei discorsi e delle azioni, e saper sempre e dovunque ritornare sulla buona strada. Allora, è un brano non facilissimo, con il quale però Comenio spiega il suo obiettivo, e cioè far sì che gli uomini non siano filosofi, ma pansofi, che sappiano tutto, che abbiano una visione universale del sapere, tanto da capire, da saper parlare, quindi capire le articolazioni di cose, pensieri e discorsi, da sviluppare una morale, comprendere gli scopi di tutte le azioni proprie e altrui, distinguere nelle azioni buone e cattive, quindi che sappiano in un certo modo diventare, in qualsiasi ambito poi di pertinenza, degli uomini e delle donne migliori. All'epoca di Comenio, l'istruzione scolastica è ancora elitaria, ok? Cosa vuol dire elitaria? Che a scuola non potevano andare tutti, che la scuola non era un diritto per tutti, dipendeva dal ceto, dipendeva soprattutto dallo stato sociale. Era incentrata sul latino e frequentata soltanto da chi volesse diventare medico o avere incarichi speciali nella Chiesa e nello Stato. Secondo Comenio non è assolutamente così. L'educazione deve essere cosa di tutti. Vediamo questa frase che è importante. Insegnare è avvezzare tutti a vivere, senza che nessuno dimentichi mai più la dignità e l'eccellenza umana. Avvezzare vuol dire rendere tutti in grado di vivere e rendere tutti anche a favore di una vita, a favore di una conoscenza. Quindi il compito di un insegnante è proprio collegato a questo. Gli insegnanti devono essere persone scelte per intelligenza pratica e gravità morale. E tutti allo stesso modo devono avere diritto di andare a scuola, nobili e borghesi, ricchi e poveri, ragazzi e ragazze, in città e nelle campagne. Tutti devono essere mandati a scuola. Per rendere la scuola adatta a questo compito serve proprio un'arte dell'insegnamento, che è quello, ragazzi, che stiamo studiando noi, perché alla fine la pedagogia è questo. L'arte di educare, l'arte di insegnare e deve essere un'arte delle arti. Guardate che in questo modo Comenio dà un'importanza estrema al mio mestiere di insegnante e a quello che potreste andare un giorno a fare voi o qualcuno di voi, e cioè l'insegnante è colui che riesce a far apprendere tutto a tutti nel modo più immediato e piacevole, offrendo fondamenti culturalmente solidi e una formazione scientifica retti unitamente a sentimenti morali e religiosi. Cosa vuol dire? Non c'è più, ragazzi, come avevamo visto, il magister artium, il magister teologie, vi ricordate? Quindi non c'è più nemmeno una differenza fra le materie che vengono insegnate. Per Comenio è fondamentale che la base di tutto sia l'insegnamento, cioè l'arte di spiegare, di far apprendere tutto a tutti in un modo immediato e piacevole. Quindi, riassumendo questi primi concetti fondamentali di Comenio,
Una riforma, quindi una nuova strutturazione dell'impianto scolastico che si basi su due criteri: panpedia, educazione universale, e pansofia, un sapere enciclopedico. Questi due concetti prevedono che tutti gli uomini siano educati intorno a tutte le cose e che vi sia una diffusione universale del sapere e non più, insomma, ridotta a pochi. Allora, il vostro libro qui vi suggerisce uno spezzone di un film molto interessante, un film che tra l'altro conquistò nel 1999 il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, non uno di meno, la storia di una ragazzina in Cina che a 13 anni si trova a dover fare l'insegnante, la supplente in una scuola molto povera e tra mille battaglie riuscirà a ottenere risultati proprio da un punto di vista pedagogico ed educativo. Vediamolo insieme. Teoria sta partendo, ragazzi, quindi aspettiamo un attimo per vedere se si carica. Eccolo qua. Il valore dell'educazione. E guardate che questo non riguarda solo gli insegnanti, ma anche gli studenti, tratto dal film Non uno di meno di Zhang Yimou 1999. L'educazione ha un valore civile, soprattutto in situazioni di estrema povertà. Di fronte alla necessità di trovare soldi per consentire a Wei di andare in cerca del piccolo Zhang, per la giovane maestra e i suoi allievi, una moltiplicazione non è un semplice quesito matematico, ma una questione pratica decisiva che trasforma l'aula nel luogo di un'autentica scuola di vita. Ve li ridò, li voglio solo in prestito. Tirateli fuori. In tutto sono solo 9 yuan. Qualche soldino per uno. Tirate fuori quello che avete in tasca. Non ce l'ho le tasche. Fuori la roba, dalle cartelle e dagli astucci. Fuori i soldi. I tuoi. Dammeli. Soldi non bastano. Facciamo che adesso ognuno tira fuori 5 mao. Tutta la classe, siete 28 alunni. No, non è vero, siamo 26. Perché lì ci mancano Zhang Wei e Ming Zinong. È vero, 26. Dai, ognuno di voi ci mette 5 mao. 5 mao per 26. Quanto fa? 5 mao per 26. Allora, quanto fa? 130 yuan se ognuno mette 5 mao. Ha sbagliato, sono 13 yuan. E 13 bastano, a me ne occorrono solo 9. Allora, domani ognuno di voi porta da casa 5 mao, avete capito? Così non va bene. Se voi non portate i soldi, come ci vado in città? Come fa Zhang Wei a ritornare? In tutto sono solo 9 yuan. È deciso così, domani portate i soldi. Maestra, possiamo andare a spostare i mattoni alla fabbrica? Spostare i mattoni per guadagnare i soldi? Tutti si fanno. Un fene e mezzo per ogni mattone. La fabbrica dei mattoni è laggiù. I miei genitori ci hanno lavorato una volta. Un fene e mezzo? E che ci fai? Ma se spostiamo tanti mattoni può andare bene. E quanti ne dobbiamo spostare? Zamixian, vieni alla lavagna, fai la moltiplicazione. Ecco, l'avete visto, ragazzi?
In questo caso, la matematica, l'operazione, i mattoni in realtà avevano un obiettivo ben diverso da quello che i ragazzi imparassero un calcolo, ma era proprio portarli a una motivazione che li spingesse a vedere l'importanza, in questo caso, della matematica. Allora, abbiamo visto i concetti che stanno alla base della pedagogia di Comenio. Andiamo a vedere, come facciamo sempre, il metodo e l'organizzazione della sua educazione. Del metodo si discute nell'opera Didattica Magna, in cui Comenio vuole fornire appunto un metodo valido per insegnare ogni branca della conoscenza. Noi ragazzi abbiamo spesso parlato, per esempio, dei 24 CFU. Allora, oggigiorno, se voi volete diventare degli insegnanti, dovete frequentare la facoltà della materia che volete insegnare, ma è obbligatorio che voi conseguiate i 24 CFU, cioè degli esami, dei crediti, una conoscenza in materie che stanno trasversalmente alla base dell'insegnamento di qualsiasi altra materia, e cioè psicologia, sociologia, pedagogia e antropologia, la base per insegnare sia tanto il russo quanto per esempio la biologia. Allora, in quest'opera si parla, nell'opera Didattica Magna, del curriculum degli studi, della disciplina dei ragazzi, dei doveri dei governanti nei confronti della scuola. Didattica Magna sarà per moltissimo tempo un classico della pedagogia, veramente un punto di riferimento per la pedagogia. Comenio individua la novità della sua scienza didattica intanto nell'universalità, come abbiamo visto prima. Cosa vuol dire? Un metodo per insegnare non la disciplina particolare, ma qualsiasi disciplina. È un po', ragazzi, il concetto per cui, per esempio, quando io facevo l'università e davo ripetizioni ai ragazzini delle elementari. In quel caso non importava che io sapessi bene una materia particolare, perché era il mio carattere, la mia indole, la mia professionalità di insegnante che mi permetteva ai bimbi delle elementari e anche delle medie, se volete, di insegnare in generale qualsiasi materia. Mentre per fare l'insegnante di ripetizioni, per esempio, ragazzi delle superiori, ecco, io matematica non potrei mai insegnarla, perché lì serve una conoscenza specifica. In questo caso, Comenio parla di universalità. Un insegnante deve avere le caratteristiche per e il metodo per insegnare tutto a tutti. Lui sviluppa appunto l'universalità sulla base di semplici osservazioni empiriche, quindi ragazzi, non perché lui si sveglia un giorno e decide che sia così, ma provate nella sua esperienza. Andiamo a leggere questo brano molto importante. Il nome di didattica indica l'arte di insegnare. Ad essa da qualche tempo rivolsero le loro ricerche uomini insigni, vuol dire illustri, che ebbero pietà delle fatiche di Sisifo che nelle scuole si durano e come in varia misura si avventurarono in tale studio, diverso profitto ne trassero. Sisifo è un personaggio mitologico, famoso perché lui faceva delle fatiche lui praticamente era impegnato nel portare una pietra molto grande sopra la cima di una montagna, però poi questa ricadeva. Quindi è l'emblema, la metafora di una fatica difficilissima, quasi di un'opera impossibile. E quindi alla didattica, secondo Comenio, si rivolgono, prestano attenzione molti uomini che sono stanchi di vedere quanto sia difficile insegnare nelle scuole moderne, cioè nell'epoca di Comenio, siamo nel 1600. Taluni, e quindi alcuni uomini insigni che hanno parlato di didattica, andarono in cerca di scorciatoie per insegnare più facilmente soltanto una o l'altra lingua. Altri sperimentarono metodi più brevi per insegnare rapidamente l'una e l'altra scienza o arte. E chi fece una cosa e chi l'altra? Tutti per lo più procedettero per via di osservazioni desunte, quindi derivate, dedotte, dalla pratica più immediata, cioè a posteriori, come dicono. Noi invece abbiamo l'ardire, cioè osiamo, promettere una didattica magna, cioè un metodo universale per insegnare tutto a tutti. Andiamo a vedere qual è questo metodo universale per insegnare tutto a tutti, quindi sono a pagina 173. Comenio ritiene che Dio, guardate che lui era, abbiamo detto, uomo di Stato e uomo di Chiesa, la Chiesa protestante. Secondo lui Dio si rivela agli uomini in tre libri coerenti, collegati in sinergia l'uno con l'altro.
il libro della mente, il libro delle sacre scritture e il libro della natura. Poiché la mente umana è imperfetta, lei non può essere una guida fidata, ok? Non può essere l'unica guida. Per parte loro, le sacre scritture offrono pochi suggerimenti specifici per l'insegnamento, che di solito troviamo soltanto nelle parabole che adotta Gesù Cristo. Cosa vuol dire? Nelle sacre scritture, di didattica si parla molto poco e se ne parla soltanto quando vengono raccontate le parabole che adottava Gesù Cristo, che raccontava lui, e quindi questo metodo di una narrazione di eventi per arrivare a una morale. Comenio quindi si affida a dei tre, mente, sacre scritture e natura, al libro più affidabile, quello della natura. E proprio osservando le norme della natura, si ricavano importanti indicazioni metodologiche, quindi di come si deve insegnare. 1. L'insegnamento deve essere tempestivo, cioè iniziare quanto prima, da piccinini. 2. La lezione deve essere graduale e procedere dal semplice al complesso, dal generico allo specifico, dal noto all'ignoto. Quindi, se io inizio in terza superiore a parlarvi di filosofia, non posso farlo mettendovi davanti un testo di Eraclito da interpretare senza prima avervi spiegato cosa sia, cosa si intenda per filosofia, cosa voglia la filosofia. Perciò una lezione che va per step, dal semplice al complesso. Ancora, è come se io, voi non sapeste ancora contare e io vi chieda di fare un'equazione, ok? Ragazzi, so che può sembrare scontato, ma guardate che non lo è. Perché all'epoca non c'era ancora questo metodo così rigoroso. Se a voi queste cose, questi principi di Comenio possono sembrare scontati, è semplicemente perché oggigiorno la scuola che vivete voi fa così, ma la scuola che viviamo noi fa così grazie anche a Comenio. Ancora, l'esercizio deve essere proporzionato all'età e alle capacità. Quindi, se noi facciamo in prima superiore latino, io in prima superiore non vi faccio tradurre una lettera di Cicerone, vi faccio imparare la prima declinazione. Gli insegnamenti devono essere collegati e procedere in parallelo, quindi ci deve essere una continuità fra i programmi. La conoscenza deve iniziare dai sensi e quindi dall'esperienza diretta. Qui riprendiamo un po' Bacone. È necessario insegnare solo argomenti di sicura utilità e bisogna garantire la continuità tra le discipline e tra i diversi gradi di istruzione. Perché parliamo di gradi di istruzione? Lo vedremo tra un po', perché ragazzi, questa è una cosa abbastanza monumentale di Comenio. Allora, metodologia e diversi metodi da applicare. Deve essere graduale, abbiamo visto, quindi formarsi su capacità e interessi. Secondo Comenio, la didattica deve essere molto attenta alla motivazione. L'abbiamo visto ancora, Comenio sintetizza molto bene questa cosa. Uno studente impara di più quando è motivato e uno studente impara di più e meglio quando è gratificato. Quindi non si deve imporre di studiare con il terrore, ma scegliere un metodo che piaccia e che attragga tutti. La metodologia, quindi, di Comenio, ecco quello che vi dicevo prima, contiene straordinarie anticipazioni di quello che vale ancora al giorno d'oggi, un metodo omogeneo in classi successive, la connessione tra varie materie e la gradualità. Ok? Questa era la metodologia di Comenio. Allora, abbiamo visto l'impostazione generale, abbiamo visto la sua metodologia, andiamo a vedere quali siano i fini, quindi l'obiettivo dell'educazione e l'importanza della scuola. Pagina 174. Comenio sostiene che l'uomo riassume in sé, è compendio, quindi raccoglie tutte le opere divine. Spetta all'insegnante tirar fuori dall'uomo il meglio per consentirgli di unirsi nella beatitudine con Dio. Secondo il pensatore, questo compito, quindi far sì che l'uomo tenda a sublimare se stesso e unirsi con Dio, si riconosce in tre finalità per le quali Dio mette l'uomo nella terra. Cosa vuol dire? Quali sono i motivi per cui Dio ci ha fatto nascere? Ricordiamoci l'impronta fortemente religiosa della Chiesa cattolica protestante di Comenio. Dio colloca l'uomo sulla terra affinché sia creatura razionale, e cioè impari a conoscere le cose e le loro ragioni. E quindi Dio mette l'uomo sulla terra affinché
affinché abbia un'istruzione. 2. Dio mette l'uomo sulla terra affinché sviluppi la virtù, intesa come dominio di se stesso e delle altre creature. Infine, Dio mette l'uomo sulla terra perché lo rappresenti nella sua perfezione, riconoscendo in egli, quindi in Dio, la fonte di tutte le cose. Allora, quali sono i tre motivi per cui Dio mette l'uomo sulla terra? Perché abbia un'istruzione, perché sviluppi una virtù e perché creda, perché abbia una religione e perché si renda conto di essere somigliante a Dio e lo rappresenti in terra nel modo migliore. Queste finalità sono i tre legittimi scopi dell'educazione. Quindi, ragazzi, se io vi chiedessi quali sono gli scopi dell'educazione secondo Comenio, l'istruzione, la virtù e la religione. Tutto il resto, la bellezza, la potenza, la longevità, sono accessori o addirittura sono inutili se io non posseggo istruzione, virtù e religione. Tutti gli uomini, questo è importantissimo, necessitano di una regolare formazione, poiché di innato nell'uomo non esiste che la mera attitudine. Mera vuol dire semplice attitudine. Ogni uomo deve essere educato, qualsiasi sia e sarà nel mondo il posto che avrà. Perciò, se è vero che governanti, quindi uomini di Stato, e pastori, quindi uomini della Chiesa, devono essere pieni di dottrina, di conoscenza, è anche vero che i sudditi, per obbedire, devono mantenere e possedere la stessa conoscenza. Guardate che questo è un punto fondamentale che tutta l'istruzione appartenenza della Chiesa che abbiamo visto finora trascurava. Finora abbiamo visto che i preti, per esempio, dovevano essere ben preparati per convincere tutti e che quindi i religiosi dovessero avere una buona preparazione. Comenio introduce l'altra metà della medaglia, fondamentale, ragazzi, perché Comenio dice: ok, governanti e preti e pastori della Chiesa preparati, ma se noi non prepariamo anche i sudditi, sia da un punto di vista religioso che umano, che di istruzione, non potranno mai ascoltare preti e governanti. Perciò, compito di genitori, governanti e religiosi è educare in egual modo tutto il genere umano. Secondo Comenio, questo obiettivo si raggiunge solo grazie alle scuole. Perché? Vediamo insieme le sue parole. Anche se nulla mancasse ai genitori ed essi potessero dedicare tutto il tempo necessario all'istruzione e all'educazione dei figli, è molto più utile istruire i giovani tutti insieme. Scusate che mi era slittato. È ben più utile istruire i giovani tutti insieme. Perché è ovvio che il frutto, il piacere del lavoro è maggiore quando essi prendono esempio e cintamento gli uni dagli altri. Quindi no al precettore, no all'insegnamento singolo, sì all'insegnamento a gruppi, perché fra ragazzi ci si stimola di più. Data l'importanza fondamentale quindi che Comenio ascrive, cosa vuol dire ascrivere? Dedica, dà, riconosce alla scuola, Comenio ritiene non solo che vadano mantenute le scuole che già ci sono, ma che ce ne debbano essere anche di più, e cioè che ogni città, ogni borgata, ogni villaggio abbia una scuola. E guardate che questo è fondamentale, fondamentale. A questa scuola devono accedere tutti, indipendentemente da ceto, quindi dalla classe sociale, sesso, ricchezze e capacità. Leggiamo anche questo brano, ragazzi, poi vi dico, siamo quasi al termine di questo sistema molto importante di pensiero. Bisogna far progredire tutti a tal segno che possano, avvedutamente ammaestrati nel sapere, nella morale, nella religione. Ecco ragazzi, quello che dicevamo prima, no? I tre obiettivi dell'educazione: istruzione, virtù e religione. Quindi, avvedutamente ammaestrati nel sapere, nella morale, nella religione, trascorrere utilmente la vita presente e preparare degnamente l'altra vita. Ecco la forte impronta religiosa. Io devo avere un'istruzione per vivere bene in terra e anche dopo. Qualcuno forse mi chiederà che cosa avverrebbe
ove divenissero persone istruite gli artigiani, i poveri contadini, i facchini e persino le donnicciole. Ebbene, io rispondo che avverrebbe questo. Una volta stabilita nel modo dovuto questa generale istruzione, a nessuno verrebbe meno l'occasione di pensare, desiderare, ricercare il bene e anche farlo. E imparerebbero, lo dico una volta per tutti, a vedere, lodare, onorare Dio ovunque, a trascorrere così più tempo serenamente in questa vita seminata di triboli, vuol dire di difficoltà, e ad attendere la vita eterna con più viva brama e speranza. Brama sta per desiderio. Quindi, se io istruisco tanto gli artigiani, quanto i contadini, quanto i facchini, quanto le donnicciole, ottengo persone che sappiano vivere meglio qui e anche nella vita dopo. Quindi, secondo lui, quello che pensavano altri prima di lui, e cioè che andare ad educare i ceti più bassi facesse in modo di creare in loro una ribellione al loro stato, non è così. L'istruzione non porterà mai a una sovversione dell'ordine sociale, ma diventerebbe più comprensibile per ognuno stare al suo posto. Quindi Comenio aveva una grande fiducia nell'armonia prestabilita e nel fatto anche che ognuno assolvesse in questa vita la funzione che gli era destinata da Dio. L'educazione quindi è un dovere religioso, non può essere un privilegio, ok? Non è un dovere per i governi, per la religione, cioè, scusatemi, è un dovere. Non può essere un privilegio perché se io voglio trasformare la società e avere una società di pace, devo educare tutti nello stesso modo. Andiamo a vedere adesso. Allora, ecco, tra l'altro, perché abbiamo definito all'inizio Comenio un pacifista cosmopolita? Tra l'altro, cosmopolita vuol dire cittadino del mondo, no? Cosmo è la parola greca che vuol dire appunto il mondo. Polita, cittadino da polis. Comenio è uno dei precursori dell'Europa Unita, dell'ONU, dell'UNESCO e anche del progetto Erasmus, ma lo vedremo casomai dopo. Quindi questo ideale di pace, di cosmopolitismo, farà sì che dalle idee di Comenio poi, insomma, nasca l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'agenzia che si occupa di diffondere educazione, scienza e cultura, che è appunto l'UNESCO. Allora, vediamo gli ultimi due punti interessanti di Comenio. E la prima è l'organizzazione del sistema scolastico. Come sempre, ragazzi, quando affrontiamo un autore, soprattutto uno così importante, abbiamo visto prima in generale le sue idee, Pansofia, Panpedia, eccetera. Abbiamo visto il metodo, il fine dell'educazione. Andiamo a vedere in maniera pratica come secondo Comenio andassero organizzati i gradi, quindi i livelli dell'istruzione che seguendo la sua metodologia dovevano passare dal semplice al complesso. Allora, scusatemi, una scuola secondo natura, vi ricordate, no? I tre maestri, mente, religione, sacra scrittura e natura, va divisa in quattro gradi che corrispondano alle prime quattro fasi dello sviluppo dell'essere umano, che sono infanzia, a cui corrisponde la scuola materna. Poi vedremo lo schema, ok? Competenza dei genitori che danno ai bambini le prime nozioni e quindi insomma proprio l'ABC, facendo esercitare i sensi. Poi la puerizia a partire da 6 anni, quindi infanzia 0-6. L'infanzia sarebbe praticamente il nostro asilo, ma poi lo vedremo. Da 6 anni in su l'istituto letterario, scuola di lingua nazionale, che deve essere presente in tutti i villaggi, in cui si impara a leggere, scrivere, disegnare, cantare, misurare l'educazione fisica, i primi precetti morali e religiosi, le scuole elementari. L'adolescenza, a cui corrisponde la scuola di latino o ginnasio, che deve essere presente non tanto in tutti i villaggi, ma in tutte le città, e in cui si debbano studiare le 7 arti liberali e le scienze. E poi la giovinezza, a cui corrisponde l'accademia, il grado più alto dell'istruzione. Ogni grado corrisponde a 6 anni, quindi 0-6 per quanto riguarda l'infanzia, 6-12 la puerizia, 12-18 l'adolescenza, 18-24 la giovinezza. E i primi due sono destinati a tutti, quindi infanzia e puerizia per tutti, poi solo chi ha delle doti non indifferenti
studierà il latino, anzi scusate, chi ha delle doti pratiche, non intellettuali, studia il latino ma apprende un mestiere. Gli altri vanno avanti. Nei vari gradi di scuola non sono insegnate cose diverse, anche qui ragazzi un collegamento con quello che facciamo noi oggi, ma le stesse cose in modo diverso, in gradi diversi. Quindi se voi studiate, non so, geografia o storia alle elementari, quell'argomento poi lo riprenderete alle medie e alle superiori, ma con un livello di approfondimento diverso. Così c'è una prima nozione elementare a tutti e poi via via, sviluppando anche le capacità, si va più nello specifico. All'Accademia è anche collegato il progetto di una scuola delle scuole, società di dotti che si devono preoccupare della ricerca e della diffusione del sapere in campo scientifico e tecnologico. Per quello si dice che Comenio sia uno dei padri di tutte quelle iniziative culturali che fiorirono nel Seicento con il nome di Accademia, come l'Académie française o la Royal Society. Allora, abbiamo un piccolo errore, probabilmente di connessione. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi. No, allora mettiamo un attimo in pausa e poi ci riloghiamo. Allora, ragazzi, riprendiamo da dove eravamo. Appunto, stavamo parlando dei gradi dell'educazione della scuola secondo Comenio, riportati appunto in Didattica Magna e nella successiva Consultatio Cattolica, che porta appunto Comenio a mantenere le scuole che ci sono, ma anche ad aumentarle secondo il principio della panscolia, quindi, o panscolia, scusatemi, concezione secondo cui un sistema educativo deve seguire la vita di una persona in toto. E guardate che anche questa è una cosa fondamentale, perché il suo dire tutta la vita è scuola è quello che poi, giorni d'oggi, in pedagogia diventa un'educazione permanente. Perciò guardate quanto questo pensatore, che ha sofferto tantissimo in vita sua, vissuto nel Seicento, abbia preavvisato e abbia già intuito quello che sarebbe stata la scuola d'oggi. Quindi fare di tutta la vita una scuola, dando a ciascuna età solo quello a cui è idonea. Eccolo qua, in linea, come vi dicevo, con il concetto di educazione permanente che studierete in quinta. Allora, andiamo a vedere nello specifico, e guardate che in questo Comenio è stato veramente un precursore, quali siano i gradi della sua scuola. Allora, 1. Grembo materno per futuri genitori, una scuola che insegnasse le condizioni ambientali, igieniche e psicologiche adatte al nascituro. Praticamente Comenio aveva già ipotizzato l'importanza di una scuola, di un corso preparto. Guardate l'importanza, no? Quindi una scuola del grembo materno per i futuri genitori. Poi, e iniziamo al primo livello, 06, una scuola materna, bambini fino ai 6 anni per le prime nozioni. Istituto letterario, bambini dai 6 anni ai 12 per leggere, scrivere, disegnare, cantare, misurare, quindi la geometria, i numeri, precetti morali e religiosi. Il ginnasio 12-18 per adolescenti insegnava le 7 arti liberali e scienze. L'Accademia per i giovani 18-24 insegnava teologia, filosofia, medicina e giurisprudenza. E poi guardate cosa aveva introdotto. Ovviamente questo non ebbe mai una effettiva concretizzazione, ma guardate l'importanza e la genialità di Comenio. La scuola della virilità per gli adulti che fornisse un orientamento pratico e morale. La scuola della vecchiaia per gli anziani, che fornisse un orientamento per gli ultimi anni di vita, e infine la scuola della morte per tutti, che fornisse una preparazione alla morte, quindi una scuola che insegnasse a tutti a prepararsi a lasciare questa terra. Ovviamente, nell'ottica di Comenio, con questa istruzione, ogni persona sarebbe stata talmente preparata da un punto di vista religioso che avrebbe saputo abbandonare il corpo materiale e questa terra, sapendo che poi avrebbe trovato una vita di rinascita. Andiamo con l'ultimo argomento di Comenio, che vi fa vedere quanto questo pensatore sia stato avanti rispetto a tutti gli altri. Guardate questa immagine così bella che illustra proprio il concetto di insegnare tutto a tutti. Allora, vi ricordate come si chiamava il libro che avevate alle elementari? Ai miei tempi almeno ce n'era uno solo, dove c'era tutto il sapere, tutto quello che si andava a studiare. Era il sussidiario.
Ebbene, l'inventore del sussidiario è proprio Comenio. Allora, cosa dicevamo? Orbis sensualium pictus, il mondo delle cose sensibili illustrato. È un manuale scolastico pubblicato a Norimberga nel 1658, definito dallo stesso autore un sussidiario figurato per lo studio delle lingue, una delle opere culminanti di tutta la sua attività pedagogica, in cui c'erano i motivi ispiratori della sua teoria, ma non solo, anche della sua passione per l'educazione, realismo pedagogico e pansofia. L'Orbis è uno dei manuali più diffusi e fecondi di influenze nella storia della pedagogia. In esso c'è la pratica attuazione, quindi dalla teoria alla pratica, del programma da lui esposto in Didattica Magna. Il testo è rivolto a tutti i giovani e destinato a una prima educazione di base, un contenuto che si richiama all'ideale pansofico di sapere tutto. Quindi, che cos'è l'Orbis Sensualium Pictus? È un riassunto di tutto lo scibile umano, tutte le nozioni più familiari al fanciullo, da quelle semplici a quelle complesse. Ovviamente, siccome stiamo parlando di bambini, l'Orbis conterrà un sacco di immagini, anzi è prevalentemente fatto da immagini. Quindi, immagine, titolo che ne sintetizza il contenuto, didascalia che spiega e amplia l'informazione sull'immagine, la corrispondenza tra parole e cose contrassegnata da numeri. Quindi io ho un'immagine, un numero e la sua didascalia. Quindi in questo modo facilito l'orientamento del testo ai ragazzini, ma gli faccio anche ripassare i numeri. Lo scopo di quest'opera è illustrato da questo brano che andiamo a vedere, con cui concludiamo quel genio pedagogico che è stato Comenio. Tra l'altro, con questo Orbis lui inaugura una tradizione manualistica in cui l'illustrazione non è più una mera decorazione, non è più un riempitivo, ma ha una sua potenzialità didattica. Questo libretto non è di gran mole, tuttavia è un breviario del mondo tutto e di tutta quanta la lingua, pieno di figure, di nomenclature, di descrizioni delle cose. Spero che questo libretto così disposto serva in primo luogo ad allietare gli ingenui, affinché non pensino che la scuola sia per loro una croce, ma al contrario un luogo di piaceri, l'immagine come un modo di apprendimento piacevole. Si vede per esperienza, infatti, che i fanciulli, fin dai loro primissimi anni, si divertono con le figure e pascolano piacevolmente i loro occhi in questi spettacoli. Questa è una frase meravigliosa perché fa vedere i fanciulli come dei capretti, no? Che dobbiamo aiutare ad imparare. Sarà già un gran risultato se si sarà ottenuto di togliere di mezzo dagli orticelli della Sapienza gli spaventapasseri. E anche questa, ragazzi, è una frase meravigliosa che riassume un po' l'obiettivo di Comenio, no? Togliere dagli orticelli della Sapienza gli spaventapasseri, e cioè far sì che l'orticello di ognuno di noi, che deve crescere, che deve essere educato, non abbia ostacoli, ma abbia soltanto illustrazioni e girasoli, per dirla, quindi cose piacevoli. Questo era Comenio. Ora noi l'abbiamo affrontato in maniera sintetica, come si deve in terza superiore. Proprio parlando dal punto di vista di Comenio, chi di voi potrà affrontarlo all'università scenderà molto nello specifico delle sue idee, della sua cultura, dell'essere così all'avanguardia per quanto riguarda l'istruzione. Noi chiudiamo con un'intervista a Gino Strada, fondatore di Emergency, che parla della guerra e delle disuguaglianze, obiettivo che sentiva fortissimo anche Comenio, cioè quello di superare le guerre e le disuguaglianze. Lo vediamo insieme. Non è un'utopia, Gino Strada, eliminare la guerra, vero? No, io credo che abolire la guerra non sia affatto un'utopia, credo che sia indispensabile, che sia un progetto sul quale incominciare a riflettere e ad agire, perché non si va da nessuna parte se non si abolisce la guerra, perché oggi abbiamo
creato sfortunatamente le armi per poter distruggere questo pianeta. Queste armi sono a disposizione di molti e se non si arriva all'abolizione della guerra prima o poi verranno usate. Abolizione della guerra vuol dire anche abolizione della guerra contro i poveri, vuol dire anche abolizione di quelle disuguaglianze, di quelle ingiustizie sociali che oggi fanno sì che un terzo degli abitanti del pianeta debba vivere con $1 o $2 al giorno. Senta, lei ha fatto vedere alcuni dati, che un giorno di guerra in Afghanistan basterebbe in termini di spesa a creare ospedali. O almeno 10 ospedali d'eccellenza. 10 ospedali d'eccellenza. Se, se fossero stati spesi in Afghanistan i soldi per i bisogni della popolazione afghana, probabilmente oggi andremmo in Afghanistan a farci curare gratis e bene. Invece si è scelta la guerra. Le spese sono state pazzesche. C'è stato perfino un generale americano che ha dichiarato che in un solo mese gli Stati Uniti hanno speso $5.2 miliardi in Afghanistan. Ma io non riesco neanche a immaginare quanti ospedali, quante scuole, quanti asili nido si riescono a fare con $5 miliardi in un mese. Poi il mese dopo ne abbiamo altre a disposizione. Ecco ragazzi, avete visto, un po' inquietante, un po' triste sentire questo, ma dall'altro dà anche l'importanza che può avere ognuno di voi, perché sappiate che ognuno di voi che magari adesso è chiuso in casa e sente il peso di quello che stiamo vivendo potrebbe un domani poter cambiare l'andamento del mondo. Allora, abbiamo finito con Comenio, ci rivediamo poi per le prossime lezioni. Ciao a tutti, buona giornata.